Ben ritrovati signori, siamo sempre qui sul canale di FerdiMX84 e siamo col nostro caro Wolfenstein. Cosa fai, Blasco? Lascia stare le armi, metti via, boh. Proseguiamo, abbiamo il nostro aliante subacqueo, io lo chiamerei moto carrozzetta, però vabbè, entriamo, andiamo a vedere dove. Ah, si è messo una schiaruccia, oddio. Premi. Cosa premo? Ma ok, mi sono già, a parte c'ho già il vomito comunque, a su e giù, così vado avanti. Brui, quel quadrato lascia, se me lo togli mi infastidisce. Oddio, vai vai, madonna mia, ma che cazzo! Inguidabile, signori. Bozzetto fogne, strano. Vappa! Oh! Potresti essere costretto a scendere dall'aliante subacqueo per rimuovere degli ostacoli, ma tienilo sempre d'occhio. È la tua unica fonte d'ossigeno. Immagino che gli ostacoli tipo questo. Ah sì, ecco, infatti c'è da tagliare la catena. Vai. Che Ero bambino e la marea rossa stava salendo. cazzo Entrai in dici? acqua per disobbedire a mio padre. Era come se avessi la pelle in fiamme. La marea Come rossa? se avessi la pelle in fiamme. Ho capito. Sì, ma non. Mamma mia! Ma come cazzo si guida sto robo? Dai, oddio, Ti trovi piano. proprio sotto la prigione di Eisenwald. Caroline mi ha detto che qualche anno fa alcuni prigionieri hanno provato a scappare dalle fogne con degli oggetti preziosi. Non sono andati lontano. No. Però questo vuol dire che ci sono dei tesori, in poche parole, mi stai dicendo. Anche se voglio andare avanti ora. Qua che cosa c'è? Oppa. Realistici questi Alcune aree movimenti. potrebbero essere troppo strette per l'aliante subacqueo. Dovrai mutare. Che palle devo aprire. Ciao. Dai, che affogo. Da 13 anni, cadde nello stagno dietro le stalle e uscii ricoperto da sanguisughe. Oh, occhio che mi dai in testa. Dai, 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 che mi scende via tutto. Oh. Dai, aliante, uomo aliante, muoviti. Ma Cristo. Devi dare un boh. Ma che. Stai calmo, stai calmissimo. William, c'è una cosa che devo dirti. Dimmi, sei Sto incinta? leggendo questo diario che mi ha lasciato mia nonna. È il diario di mia cugina Ramona. Lavorava con noi nel manicomio. Sì. Ora è morta, ma pare che nascondesse molti segreti. Tipo? E non aveva nessuno con cui condividerli, perciò li ha scritti tutti nel diario. Invio le voci del diario al tuo registro audio. Se trovi il tempo, ascoltale. Diario di Ramona, pagina 1. Ragazzi, voi avete voglia del diario di Ramona? Facciamo che me lo guardo io. Ramona la Sotlona. Dio santissimo. Come cacchio si guida sto? Guarda che scatti che fa da matto. Fammi vedere qualcosa. Dai, fammi andare in superficie, vediamo cosa c'è. Oh. La sezione in cui ti trovi è fuori servizio da tempo, Sì. ma alcuni macchinari potrebbero essere ancora utilizzabili manualmente. Le pale delle turbine per passare. Fai vedere, ce ne sarà una buca. Boh, vabbè. Comunque c'è la scalozza qua. Andiamo. Ci sono degli ossa?
Ah no, il pezzo dello scala. Vai, 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 vai. È un po' troppo limpida quest'acqua per essere a fogna. Ah, bello, siamo usciti. Ok. Si è buttato a pesce. Vai. Vabbè. Che dire. Oh, dei bottoni luminosi esagonali. Vai. Ah, ok, devo posizionare, quindi lo lascio. Ah, merda, ma ce ne sono due. No, così non va bene. Merda, ma come cazzo è? Deve essere una cosa così. Proviamo. Vai! Yeah! Plaf! Ho nuotato parecchio in vita mia, ma le Bello acque questo. così fredde. Dov'è? Qui. Vieni qua, moto agliante. La moto agliante. Non va. Vai, Cristo! Ma dai, ci deve essere qualcosa. Questo cosa c'è qua? Il profondo bacino veniva usato per regolare le piene. Dovrai Ah, trovare il lì c'è modo di roba. raggiungere la piattaforma sull'altro lato. Dai, che palle, madonna, non si vede un cazzo. Qua che cosa c'è? Vedi che c'è qua. Dai, ma porca puttana, che lentezza. Qua c'è un tesoro. Monta. Un mestolo. È il mestolo di Dark Souls 2. Qua forse faccio prima venire con la moto agliante. Pericolo costante. Cerco un meccanismo per riempire il bacino d'acqua. Dovrei riempirlo completamente per poter nuotare dall'altra parte. Dai, vieni. Fammi vedere. Oh, madonna mia, ma non mi abituerò mai a quella guida di sto robo. So che c'è una strada di là, ragazzi, però sono troppo curioso. Mi sembra secondaria questa, voglia di andare a vedere che c'è qui. Sono dall'altra parte di quello stanzone. Ok. So cosa comporta. Di grazia. Comporta che qui c'è qualcosa. C'è un segretus. Ok. Cos'è? Wow! Il serpente d'oro, bene, fatto bene a venire perché mi piace, quindi. Gira, gira, ma che veloce, cioè, fa questi movimenti, è più veloce di un caccia. Wow. L'attrito dell'acqua e non sentirlo, eh. Ok, adesso riprendiamo la nostra retta via, che era qua. Andiamo a riempire il bacino. Andiamo a piedi, che mi sono rotto. Vai. Ciao a tutti. C'è roba qua. Ehi. Sembrano esserci una sega. No, non ci credo. Ma non ci credo, in acqua sale le scale come se. No, ma dai, ma veramente. Programmatori.
Ah, scusa. Ah, ma questa è rotta. Vaffanculo. Dai, oh, che c'è qui? Nota. Rider su Berlino. Sono felicissimo di ciò. Mi è arrivato un altro diario di Ramona. Qua c'è la mappa. Diario di Ramona. Codice Enigma. Voglio codice Enigma. Dai, tira, basta. Oh, ma vai piano. Questo è il massimo? E direi di sì. Qua siamo sicuri che... No, non si può passare. È il codice Enigma. Vai! Hey! Schaff, weep. Vabbè, adesso che ho alzato l'acqua... Oltre che essere più felice, cosa... Dai, vai... Come si fa a andare giù? Mamma mia! Cioè, ragazzi, è inguidabile, ve lo giuro. Non è talmente strana come guida che non... Vabbè, entrerò di qua. Entrerò di qua. Ah... Dai, efficiente, molto. Oddio. Che palle. Il codice Enigma. No, Cristo. Cristo santo. Ho fatto tutto ciò per nulla. Cioè, per il codice Enigma. Pensavo fosse anche la strada da percorrere. No, però è questo forse. Dai. Mamma mia, con quell'animazione è salito. Aiuto. Oh, aiuto. Boh, per fortuna che forse non devo più. Ben fatto, William. Tuttavia, nell'ultima sezione dovrei nuotare. Le catacombe sono vicine. Ah, veramente? Ma se mi voglio buttare là? Non posso, è scriptatissimo. Sai, Lago Forney per una scommessa su un soldatino, ma non era così buio. Dio, perché non riesco a stare? Perché non riesco a stare sul fondo? Dai, allora fai una cosa. Che palle. Va? Ciao. Oddio, dove vai? Ma che esplosione ha fatto? Ma che esplosione ha fatto? Aiuto! Ma neanche i miniciccioli fanno quelle esplosioni lì, aiuto! E tu? Cling! Cioè, veramente. Tu dove vai? Oh mio Dio, non voglio neanche sapere dove va a finire. Ah, sto affogando comunque, dai! Dai!